faccio niente. Ciao ragazze, video in collaborazione con Nadia Tempest. È un video che sta diventando una collaborazione sempre più periodica. In realtà è la seconda volta che lo facciamo, però ieri sera però ci siamo sentite in privato, ci siamo chieste reciprocamente se eravamo pronte e la mia risposta alla sua domanda, tu sei pronta, è che io per gli acquisti sono nata pronta. E quindi facciamo il video a distanza di poco più di un mese dal precedente. Nel caso in cui l'aveste perso, vi lascio qui il link per andare a vedere il video precedente. Come vi ho detto già l'altra volta, in questo video noi vogliamo mostrarvi degli acquisti misti che riguardano un po' tutti i settori e di mese in mese, a seconda di quello che noi compriamo, appunto ve li mostreremo. Potrà trattarsi di acquisti relativi alla casa, acquisti di abbigliamento, acquisti di make-up, ma non per forza make-up, insomma quegli acquisti vari ed eventuali che abbiamo fatto. Ed estemporaneamente li buttiamo nel calderone, quindi ve li mostriamo. I saldi più saldi dei saldi, tra i saldi li ho trovati da Piazza Italia, ragazzi. E sono stata brava perché ho preso solo due cose, anzi tre. Però avrei potuto sbizzarrirmi in quanto i prezzi erano veramente bassi. Perché soltanto a 5 euro ho preso delle cose davvero davvero carine. Allora, intanto la prima cosa che ho trovato è questo, che è un maglione bellissimo, stupendo veramente, fatto in questa trama molto larga, vedete, faccio vedere così, con queste maniche a costine, con il risvolto che io adoro nelle maniche, lo adoro veramente. E poi la cosa che mi sta facendo impazzire ultimamente, il fatto che sia un pochino più lungo dietro e un pochino più corto davanti, ed è in questo colore bellissimo, carta da zucchero. Io lo volevo rosa, ma quello rosa era leggermente rovinato, avevo un buchino qui, non mi ricordo cosa, veramente volevo fare la furbata di pagarlo ancora meno, però ho detto vabbè, invece ne prendo uno perfetto, e ho preso questa qui, ho preso questo qui in questo colore. Tra l'altro ho preso anche più grande rispetto alla mia taglia, proprio perché lo voglio mettere molto easy, molto largo sui jeans, sui leggings, e il colore alla fine non me ne è dispiaciuto. Ragazzi, la cosa più bella è che l'ho pagato 5 euro, quindi è questa specie di poncho, o meglio è un poncho, questa stampa così molto bella, che mi è piaciuta soprattutto per i colori, perché io adoro il grigio abbinato a questi colori qui, quindi l'ho trovato molto carino. Poi addosso sta molto bene, è molto 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 carino, logicamente rimane corto, però con una bella maglia bianca sotto, grigio, comunque uno dei colori riportati qui sulla stampa, sta davvero benissimo. Quindi queste due sono le cose di Piazza Italia, pagate entrambe 5 euro. Poi quando stavo avvicinandomi, approfittandomi alla cassa, ho visto questi, che sono degli orecchini bellissimi, che ho pagato soltanto 2,50 euro, e che io volevo da tanto tempo, perché impazza e imperversa questa mania, e cioè la croce, il simbolo della croce o comunque della Madonnina, anche negli accessori, quindi nei bijou, negli orecchini, nei bracciali. E io ne volevo uno, volevo qualcosa che rappresentasse questo, non tanto per la moda del momento, ma proprio perché mi piace. Ho visto questi, li avevo già visti l'altra volta, e siccome erano in sconto a 2,50 euro, li ho presi. Sono davvero carini, secondo me, ve li faccio vedere più da vicino. Da GDL, quindi al supermercato GDL, ho preso un po' di cosette di cui non vi mostro tutto, però vi mostro le cose più simboliche, le cose che volevo da tanto tempo e che ho trovato adesso, e che ho trovato ieri sera, quindi le ho prese. La prima cosa è questo balsamo erboristico dei Provenzali, perché avevo finito il balsamo, volevo qualcosa di bio, spero di aver azzeccato e aver preso quello giusto. Tra l'altro ha un profumo buonissimo. Ho molti altri shampoo da smaltire, per cui mi serviva il balsamo e ho preso questo. Preferisco smaltire prima quelli che ho, prima di comprarne altri. E poi ho preso due cose di Wet n Wild, perché vi ho detto che c'è ai supermercati GDL e che mi sto appassionando a questo brand. Ho preso questo smalto qui, che è quello che indosso oggi, questo qui, che è un colore molto bello in sé e che si chiama On a Trip, il numero 2133, questo qui. Però ragazzi, non mi piace tanto la stesura, rimane molto trasparente, bisogna fare due passate. Quello che indosso, la manicure in sé, è molto carina, perché ho fatto un accent nail art con i gel glitterato di Essence, però
non mi piace la stesura, non mi piace la consistenza di questo smalto, quindi è una cosa che non mi è piaciuta. L'ho voluto provare ieri sera, l'ho messo ieri sera proprio perché volevo darvi una prima impressione e non mi è piaciuto. Mentre adoro e sto adorando questi trio di Wet n Wild. Questo è veramente stupendo ed è il numero E336 Spoiled Brat. È bellissimo perché ha dei colori che mi piacciono tantissimo. Guardate, ha questo fucsia, è proprio un vero e proprio fucsia, è proprio un vero e proprio fucsia, lo dico proprio infervorata, nero glitterato, tempestato di glitter di tanti colori, e questo argento che è un argento bellissimo e molto scrivente. La cosa che mi colpisce di queste palettine, a parte la comodità, ne ho altre due li messe da parte, a parte la comodità, le testiamo insieme se vi interessa. Facciamo un tutorial insieme, vi faccio vedere come effettivamente sono scriventi e anche la durata. E quindi vi dicevo, a parte la comodità del pack, perché si può portare tranquillamente con sé, anche avendone due o tre, le mettiamo nel nostro beauty in caso dobbiamo partire e le portiamo con noi. I colori sono scriventissimi, non segnano le pieghette, rimangono lì dove li mettiamo con una buona base sotto, e quindi sinceramente mi stanno piacendo tantissimo, devo dire che mi sta colpendo in positivo, mentre gli smalti non mi sono piaciuti. Sono passata da motivi e ho preso una cosa che avevo visto, ecco questa per esempio l'avevo vista precedentemente, la volevo. Questa quanto l'ho fatta? Non mi ricordo, di essere rimasta, ecco, 14,90€. E ho preso questa camicia qui che mi è piaciuta un sacco, veramente tanto, e mi è piaciuta perché, intanto perché è molto sciancrata in vita, poi è molto leggero come tessuto, è bellissimo il tessuto, è un tessuto buono, si vede, e poi è carinissimo perché ha le stellette qui sulle spalle, in questa applicazione qua, e poi ha... la cosa che mi piace tantissimo è che è lunga dietro, anche questa, è un pochino più corta davanti. Il prezzo pieno costava, ve lo dico subito, 49,95€, quindi quasi 50€, non l'avevo presa. L'ho trovata al 70%, 14,95€, quindi me la sono presa subito. Poi tra l'altro io adoro queste camicie che stanno, il cui colletto non sta sparato verso fuori, ma sta bello attaccato qui, non so se mi sto spiegando, quindi mi è piaciuto un sacco e l'ho presa. E basta, mi sono poi legata le mani e sono scappata proprio di gran corsa. Ragazzi, passiamo al reparto casa, perché ho preso delle Yankee Candle, ho il negozietto lì a portata di mano, è veramente, è sempre difficile non entrarci, però ieri meno male che ci sono entrata perché c'erano gli sconti su alcune candele, gli sconti del 30 o del 40%, e in sconto io volevo prendere la candela Home Sweet Home, che era molto speziata, il profumo di cannella che io adoro, però la ragazza mi ha detto che c'era una in edizione limitata, cioè questa qui, che non faranno più, però anch'essa ha il profumo di cannella, mamma mia che buona, e questa è praticamente la... Questa è la Macintosh Spice, che sembra proprio avere il profumo dello strudel di mela, perché io lo faccio proprio così, con le mele e poi tanta cannella, perché l'adoro, e ha lo stesso identico profumo, è davvero buonissima. Ho preso questa qua che mi è costata soltanto 7€, mi pare, quindi questa boccettina qua, 7€, perché era tra quelle scontate, buona. E poi, in base al prezzo pieno, ho preso questa, che, ragazzi, se avete la possibilità vi consiglio di andare ad annusare, perché è una novità, intanto, è una delle ultime, ed è veramente spettacolare, mamma mia, si chiama Vanilla Lime, mamma, è buonissima, che, vi ripeto, andate ad annusare, è qualcosa di spettacolare, sembra proprio l'odore di un pasticcino, di quelli golosi, poi dà la sensazione di pulito, quindi dà quel profumo di pulito, quella sensazione che sapete mi piace tantissimo, ve l'ho detto tante volte, per cui io questa qui ve la straconsiglio, andate perlomeno ad annusarla e ditemi cosa ne pensate. Vanilla Lime, una delle ultime nate, mi ha detto sempre la ragazza. Poi ho preso una cosa che mi hanno detto essere necessaria per il bruciatore, fatemi sapere voi come bruciate le tarte, perché a me la ragazza ha detto che bisogna prendere queste candeline, che sono quelle apposite, e in una confezione ce ne sono 25 e costano 5€, quindi l'ho voluta prendere per provare se effettivamente è vero. Mi ha detto che durano molto di più rispetto alle altre, io stavo utilizzando quelle di Ikea, che tra l'altro ho finito, e quindi ho preso queste.
non lo so, vi ripeto, sono 25, costano 5 euro in questa busta così. E tra l'altro il rivenditore di Yankee mi ha detto che se non ho il bruciatore delle Yankee non posso bruciare le tarte, perché negli altri bruciatori non hanno la stessa, non producono lo stesso profumo, praticamente non sviluppano le loro potenzialità. Ditemi se è vero, perché non lo so, non credo, sinceramente penso che lo faccia per vendere i suoi bruciatori. Secondo me un bruciatore vale l'altro. Quindi fatemelo sapere voi se utilizzate proprio il bruciatore della Yankee, se invece questa è una benemerita scemenza, perché secondo me lo è. Tra le mie tante manie di collezionismo, colleziono calamite. Mi piacciono un sacco le calamite da mettere sul frigo e ho preso in un negozietto, ho trovato queste calamite che sono stupende secondo me, guardate, a forma di tazzina, con il cucchiaino, insomma, molto carina, con il cuoricino nel caffè, la cucinella porta fortuna, e poi questa forma di geisha, davvero molto 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 belle, carinissime. Ne ho tante, se volete vi faccio vedere poi la collezione intera, perché ho veramente la mania. Ogni tanto mi concedo anche qualche sfizio, quindi ne compro qualcuna della Thun, ma raramente, veramente ne ho soltanto una adesso. Però queste qua costano tipo 1 euro, 1,50 euro, questa mi pare di averla pagata 1 euro, questa di averla pagata 1,50 euro, ma ne trovo anche a meno, è molto 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 carina. Quindi queste erano tutte le cose che ho acquistato in questo mese, gli acquisti che vi volevo mostrare per questa collaborazione con Nadia, a cui mando un grandissimo bacio. Ragazzi, io non l'ho detto all'inizio e mi sono dimenticata, perché do per scontato che la conosciate tutte, ma nel caso in cui non la conosciate andate a conoscerla, perché è davvero una ragazza in gamba, mi piace tantissimo, io la seguivo da prima, da sempre. Appena sono entrata su YouTube ho scorto il suo canale quando lei ancora aveva, non lo so, 4.000-5.000 iscritti, non lo so, e seguivo i suoi video, la commentavo spesso, la seguivo, mi piaceva, avevo un non so che, e in effetti poi è cresciuta molto, quindi ne sono contentissima per lei, e quindi a lei mando un grandissimo bacio, un grande, 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 grande bacio Nadia, e a voi un abbraccio grandissimo, stavolta voglio cambiare, voglio mandarvi un abbraccio, ci vediamo alla prossima, ciao! Ah ragazze, mi raccomando, seguitemi su Instagram, su Facebook, vi metto tutti i link nell'info box, cliccate su, trovatemi, cercatemi su Instagram perché mi trovate, e iscrivetevi su Instagram, cliccate mi piace, seguitemi, perché veramente lì interagiamo molto di più, ve lo dico sempre, mi piace un sacco parlare con voi, vi faccio vedere gli acquisti, le cose che trovo, le cose che scovo, insomma tramite le fotografie è più facile, quindi venite. Ciao ragazze, a presto!